tiro fuori un paio di cose che mi ero appuntata da dire. No, faccio pure in italiano, Anna, vai tranquilla, tanto... Lo facciamo in italiano, sì, si sì, può? Ci devi passare la tua labbra. Tanto vai in automatico adesso. Allora, avete deciso di stasera tirato, perché nessuno che si è spostato. Perché avete paura di essere ripresi dalla telecamera. Allora, buongiorno a tutti, sono Anna Masera, sono... tra virgolette, sono giornalista, capo redattore della stampa, public editor, cioè garante dei lettori alla stampa da un anno e mezzo. Prima ero social media editor e prima ancora ero web editor alla stampa. Sono alla stampa da 17 anni. Ho preso una pausa di 2 anni per andare a fare un'aspettativa per fare un'esperienza alla Camera dei Deputati. Ho avuto il privilegio di essere capo di stampa della Camera dei Deputati nell'era in cui c'era Rodotà, con cui ho fatto fare quell'incontro con Rodotà e Boldrini, ed è stata una bellissima occasione per riuscire a fare la commissione dei diritti in internet. Oggi abbiamo preso l'appunto insieme tra l'altro anche al professor Mancano De Marti, che fa parte della commissione, abbiamo fatto una riunione della commissione internet sulle fake news, proprio oggi, abbiamo appena finito adesso, quindi sono fresca da questa riunione, dove ho preso anche degli appunti, però a me piacerebbe, visto che siamo un gruppo che può conversare, mi piacerebbe che mi dicesse qualcosa che vi interessa, cioè se vogliamo approfondire quale aspetto delle fake news, perché se volete approfondire l'aspetto virale sui social, così magari guardiamo qualcosa sui siti internet, se vogliamo parlare dei giornali e di come i giornali per sopravvivere devono saper emergere, distinguersi dal mondo delle fake news, possiamo parlare dei modelli di business dei giornali, dell'etica del giornalismo e possiamo parlare del ruolo di public editor nel giornale. Se no, possiamo parlare delle campagne che ha fatto Laura Boldrini, ma che sono in corso contro, diciamo, la disinformazione, la manipolazione delle notizie su vari fronti, da una parte appunto Laura Boldrini, dall'altra parte però ci sono diversi movimenti che stanno lavorando, cioè ci sono poi i fact checkers, i debunkers, ci sono tantissime iniziative della società civile, c'è stata un'iniziativa contro l'odio online, che spesso fake news e online sembrano separati, ma in realtà si è capito che c'è anche un collegamento, perché il mondo delle fake news poi spinge anche all'odio online e al linguaggio d'odio, per cui insomma sono tutti temi che secondo me possiamo affrontare oggi. Abbiamo circa un'ora e mezza, e se guardo qua sono le 4 meno 5, fino alle 5 e un quarto mi è stato detto, quindi vorrei che voi faceste anche domande, intanto stiamo parlando anche in italiano, quindi è più facile anche per tutti. Oggi abbiamo all'audizione della commissione internet sono intervenuti i debunker Paolo Attivissimo, David Puente, è intervenuto Walter Quattrociocchi che fa analisi di dati sulle fake news, e è intervenuto Michele Mezza, sono intervenuti c'erano i parlamentari Stefano Quintarelli, Paolo Coppola e Antonio Palmieri, che sono l'hardcore dei parlamentari della commissione internet, in realtà è rappresentata da tutti i gruppi parlamentari, ma loro tre sono quelli che più seguono questi temi da sempre. E poi noi in collegamento eravamo io, Juan Carlos De Martin, Marco Pierani della Federazione Altro Consumo, che fa parte della commissione internet, e c'era anche Joy Marino, che è stato internet provider della prima ora come Quintarelli, insomma, quindi si è collegato anche lui e fa parte della commissione internet. Abbiamo, secondo me, quello che è importante far emergere in iniziative come queste di Laura Boldrini e del mondo politico è che affrontare un tema, che è un tema che riguarda la sfera dell'informazione, come le fake news, dal punto di vista politico è molto rischioso, perché non ci sono abbastanza dati, e quindi la cosa più importante è studiare il fenomeno e stare attenti a legiferare. Non si può legiferare su un tema così, perché si rischia di censurare, si rischia di calpestare altri diritti. Se c'era una cosa bella che diceva Stefano Rodotà, era proprio che bisogna, insomma, la carta dei diritti internet che l'abbiamo fatta proprio per rispettare dei principi di fondo molto importanti, e il rischio è che per far valere un diritto se ne calpestino degli altri, quindi è un terreno minato, bisogna essere molto competenti, soprattutto nel mondo digitale, e la politica tende invece a cercare soluzioni frettolose e la fretta fa sbagliare.
L'altro grande punto che emerge è che le fake news sono sempre esistite, sempre. È bruttissimo parlare di dire fake news e generalizzare, perché bisogna circostanziare e spiegare di che cosa stiamo parlando quando stiamo parlando di fake news, che cosa sono. Ci sono varie tipologie di notizie che entrano sotto la categoria di fake news, ma la parola fake news in sé sarebbe meglio evitare di usarla. Continuiamo a usarla per capirci tra di noi, è diventato un hashtag, però in realtà è sbagliato perché l'ha usata Trump ed è un modo che fa propaganda al modo di pensare di Donald Trump. E francamente dovremmo trovare un altro linguaggio e si può, secondo me. E la terza cosa che vi volevo dire è che secondo me nel mondo del giornalismo, del futuro dei giornali, del futuro del mestiere del giornalista, non poteva capitare, cioè la fake news è la cosa migliore che sia mai capitata, cioè per salvare i giornali, perché di fatto, ve lo dico anche soltanto con un fenomeno statistico che è emerso, cioè da quando Donald Trump è andato alla Casa Bianca e ha detto fake news, dicendo voi siete fake news, ha cominciato a attaccare i giornali, i giornalisti, soprattutto il New York Times e il Washington Post, questi giornali hanno aumentato tantissimo gli abbonati, ma stiamo parlando di decine di migliaia di abbonamenti in più di colpo nel giro di una settimana, quindi c'è stata come una ribellione, e come stare dalla parte dei giornalisti diventa una forma di scelta di attivismo, no? È come stare con le ONG, è come fare attivismo politico, cioè dire io difendo la libertà di espressione, la libertà di stampa, penso che i giornali siano uno strumento utile per controllare, per i famosi checks and balances del potere, ma intanto finora ho detto qualche parola in inglese, così accontento chi voleva questa lezione fosse in inglese. Però quindi io quando dico che è provocatorio dire che, tra l'altro non lo dico io, il copyright di questa frase, che fake news is the best thing that happened to journalism, non è stato detto soltanto da me, è stato detto da Charlie Beckett, che è direttore del centro Polis all'anno School of Economics, è stato detto da David Remnick, che è editor del New Yorker, è stato detto da diversi giornalisti che stanno studiando il fenomeno. Io tra l'altro vorrei darvi semmai una specie di bibliografia di siti, dopo magari la vediamo su dei link, così magari vi andate a leggere gli articoli, perché se cercate fake news su internet vengono fuori tanti, cercate news, la parola, no? Fake news nella sezione news di Google, vengono fuori tantissimi articoli del Guardian, del New York, tanti blog, tanti post in blog, ci sono tante conferenze, perché è un tema ovviamente che ormai quest'anno e da un anno a questa parte non si parla d'altro, quindi troverete tantissime cose, anche il Festival di Giornalismo di Perugia, cioè, se ne è parlato tantissimo, ci sono talks da tutte le parti di grandi esperti, che molto più esperti di me, che hanno anche studiato il fenomeno, quindi vi inviterò a seguire quello per approfondire. Per quanto mi riguarda, io sono alle prese con le fake news del mio piccolo giornale, il mio piccolo, essendo io garante dei lettori, che sono l'unica, è una figura che non c'è nei giornali italiani, mi sono un po' condannata da sola, perché quando sono tornata dalla Camera dei Deputati, il direttore, che era ancora Mario Calabresi, mi ha detto ma cosa vuoi fare se sei tornata? E da allora c'era Margaret Sullivan, che era la public editor del New York Times, e io ero ispiratissima da lei, perché era bravissima, adesso poi sono andata a Washington Post purtroppo a fare la media editor, però al New York Times c'era la figura del public editor che mi piaceva molto, c'era un garante dei lettori, una garante dei lettori che era una figura di garanzia del pubblico nei confronti del giornale, quindi io rappresento i diritti dei lettori, quando scriviamo delle cavolate devo garantire che i lettori abbiano delle risposte, delle scuse, delle precisazioni, che si pubblicano le correzioni, ed è un lavoro certosino, che non si vede tanto, perché io tengo una rubrica settimanale sul giornale, che poi pubblico su Facebook e condivido su Twitter, quindi la socializzo, però di fatto è sul sito del giornale e sul giornale di carta, esce tutti i martedì su carta, nella pagina delle lettere, dei commenti. E questa rubrica è un pezzettino del mio lavoro, cioè scelgo un tema, o un tema controverso che riguarda il giornale, o un tema che riguarda il mondo dei lettori dei giornali, per cui un tema e lo affronto. Però in realtà il lavoro del public editor è quello di rispondere ai messaggi dei lettori da tutte le parti, che siano lettere cartacee dei vecchi lettori che scrivono con la penna sigillografica e mi mandano le letterine per chiedermi, o semplicemente per protestare su qualcosa o per raccontarmi cavoli loro, e poi se non gli rispondo con,
altrettanta lettera, mi mandano un'altra lettera arrabbiati che non ho risposto, dicendo che non faccio il mio dovere di rispondere ai lettori, che per me mi considerano la loro confidente. Oppure mi arrivano le mail, ho una tutela di posta email inondata di messaggi, oppure appunto i messaggi sotto nella pagina Facebook, i messaggi diretti su Twitter, che per chi mi conosce bene, oppure direttamente su Twitter mi taggano, ogni volta che c'è un errore della stampa mi taggano, perché per me è il mio incubo. Magari quando sono in vacanza a un certo punto mi vedo taggata su Twitter ed è Anna Masera, cosa ne pensi di questa cavolata che avete fatto? E mi taggano su un articolo che non ho magari neanche ancora letto, perché non è che io riesco a leggere tutto, perché poi la stampa non è solo il giornale cartaceo con gli articoli che sono almeno selezionati pochi, certo, è spesso, però è quello. È infinito il sito internet della stampa, produce una marea di roba, tra cui dei blog stranissimi di collaboratori che non conosco, per cui, e poi tutte le edizioni locali, le edizioni provinciali, e Cuneo, e Aosta, e la Liguria, e Savona, cioè dove non so niente, perché sono realtà che non conosco, quindi diciamo che mettere un public editor da sola davanti a tutto questo mare magnum è un po' è ridicolo, è proprio un pro forma, nel senso che si è deciso di far fare la figura alla stampa dicendo noi abbiamo il nostro frontman, rivolgetevi al frontman, io sono quella che sono l'ufficio lamentele, no? L'ufficio reclami, però gli uffici reclami delle grandi compagnie, delle grandi aziende sono degli uffici sostanziosi, c'è un gruppo di persone, c'è un capo con un bel gruppo di persone, sì. Allora sì che si possono gestire reclami, così diciamo che ci provo, però non riesco mai a soddisfare abbastanza i lettori. Quindi ho preparato una lettera, per esempio, per cercare di automatizzare il più possibile, le lettere via mail che mi arrivano, ho preparato un form per cui cerco già di indirizzare i lettori verso altri servizi se si rivolgono a me per cose che non c'entrano, perché moltissimi purtroppo non sanno che cos'è il public editor e pensano che io sia l'ufficio di informazioni. E quindi si rivolgono a me per qualsiasi cosa, mi mandano gli articoli dicendo potrebbe interessare la stampa questo articolo, e me lo mandano. Oppure mi mandano il curriculum, assumetemi, oppure vorrei fare lo stage, cioè il delirio. Quindi io devo cercare di fare un po' di ordine. Quindi se voi provate a scrivere public editor @lastampa.it, mi metto lì la mail così magari se ho dei nuovi lettori mi scrivete, delle lettere intelligenti possibilmente vi posso pubblicarle, la mia mail per... Lascio scritto questa cosa qua sopra che mi sembra intelligentissima, non vorrei rovinarla. Io sono public editor @lastampa.it, che è separata rispetto alla mia mail personale che invece tengo per altre cose. Quindi qua se volete rivolgervi, lamentare, criticare, fare... segnalare delle cose che potrebbe fare la stampa per migliorare il rapporto con i lettori, qualsiasi cosa che riguarda insomma, il mondo dei lettori, potete rivolgervi qua. Poi ho la pagina Facebook, il mio blog che è www.lastampa.it/public editor, dove ho già parlato di fake news, perché troverete delle cose già lì, e l'equivalente su Facebook che è www.facebook.com/lastampapublic. Oggi ho chiesto, nella rubrica che è uscita oggi sulla stampa, ho chiesto di mandarmi le proposte, diciamo, cioè di dire la loro ai lettori riguardo all'idea di mettere il sito a pagamento. Perché il sito internet della stampa è gratuito, non c'è ancora la formula, diciamo, di sottoscrizione, di abbonamenti o di club privato dove si offrono dei servizi in cambio di un pagamento. Però dicono tutti gli editori e i direttori e i delegati dei giornali internazionali che il futuro è a pagamento, visto che ormai non c'è più la pubblicità nei giornali, perché va tutta su Google e Facebook, i giornali sono in crisi e fra un po' chiudono se non trovano un modello di business, l'unico è rimettere tutto a pagamento. Il cartaceo a pagamento non si vede perché non deve essere a pagamento anche il sito internet, però per essere da un giorno all'altro per mettere la stessa cosa che è dato gratis per 20 anni, improvvisamente la mette a pagamento, quindi devo offrire veramente un valore aggiunto, prima di tutto la qualità. E la qualità in cosa consiste? Allora io ho chiesto ai lettori, per voi cos'è la qualità? Che cosa siete disposti a pagare? Per questo mi mandate le vostre proposte, mi dite cosa siete disposti a pagare, vi pubblico i vostri commenti, mi fate un grande piacere.
Però secondo me la mia risposta sarebbe, se io fossi una lettrice intervistata su questo argomento, la prima cosa di qualità deve essere che le notizie sono verificate, confermate, sicure, che il marchio autorevole della stampa mi dice come stanno le cose. Deve essere una fonte attendibile la stampa e a sua volta per essere attendibile deve seguire dei criteri trasparenti di pubblicazione che sono i criteri del buon giornalismo, perché non è che le regole del giornalismo sono nate adesso che ci sono le fake news, eh? E allora, il fact-checking è sempre stato fatto, cioè la prima regola di un buon giornalista quando le scuole di giornalismo sono nate, io ho fatto la Columbia University negli anni 80, non c'erano ancora i computer, era verificare le notizie, verificare le fonti, avere almeno due fonti quando, dice quando spari una notizia, non sparare indiscrezioni senza avere la certezza di quello che stai dicendo, perché il dice dice, il pettegolezzo, se non è corroborato, non c'è almeno un retroscena sicuro, rischia poi di essere smentito e si rischiano cause. I giornali questo l'hanno sempre dovuto affrontare, questa responsabilità se la sono sempre presa, hanno affrontato anche cause, a volte hanno vinto, a volte hanno perso, hanno dimostrato in aula quando avevano torto, quindi i sistemi un tempo erano un po' più lenti perché non c'era il digitale, però la verifica, la possibilità di verificare, di ottenere la rettifica, cioè il sistema esisteva per rettificare, non è più un sistema che funziona. Perché non funziona più? Perché un giornale di carta aveva, cioè le persone si erano abituate, la comunità di lettori che leggevano un giornale di carta conosceva le regole di quel giornale di carta, conosceva che c'era lo spazio delle lettere, si sapeva che lo spazio delle lettere è sempre stato più piccolo rispetto alla sparata in prima pagina, il lettore che voleva minacciava causa se non veniva fatto un articolo correttivo il giorno dopo con la stessa evidenza rispetto all'errore che era stato fatto, veniva accontentato e quindi il giorno dopo usciva magari l'articolo correttivo per correggere l'errore, oppure le scuse ben in evidenza anche in prima pagina. Quindi insomma c'erano delle regole che col fatto che c'è il digitale adesso non basta più. Perché? Perché oramai gli errori si fanno dovunque, cioè i giornali e i giornalisti gli errori li fanno, a parte che c'è il problema della velocità e della quantità. La quantità ammazza la qualità, soprattutto quando siamo così pochi, perché ci sono stati tagli nei giornali, nella nostra redazione siamo pochissimi, cioè un tempo erano 300 giornalisti alla stampa, adesso sono la metà. Sono la metà, però facendo mille cose in più, i task sono aumentati, quindi non è che sono diminuiti i task, sono aumentati i task, sono diminuite le competenze, perché nel digitale i giornalisti non hanno le stesse competenze che hanno per il giornalismo, diciamo, sui legacy media, per cui per esempio ti arriva una foto d'agenzia dell'aeroporto sbagliato quando c'è scoppia una bomba, il giornalista si è sempre fidato dell'ANSA, prende l'agenzia, la spara dentro senza verificare. Adesso ci sono degli strumenti, tu puoi andare su Google e verificare se quella foto è veramente è di quell'aeroporto e non di un altro. È vero che poi la risposta dei giornalisti quando glielo dico è: vabbè, ma tanto un aeroporto vale, chi se ne frega, se la sala aspetto le bombardate, c'è disordine. Che sia quella di Istanbul o di Bruxelles, cosa cambia? Cioè, il problema è che c'è stata la bomba lì, c'è stata una bomba. Noi diciamo il titolo, l'aeroporto Ataturk è stato bombardato, cioè se poi la foto è sbagliata, vabbè, poi la correggeremo, però l'urgenza per noi è mettere il numero dei feriti, il numero dei morti, mettere chi è stato, chi non è stato, chi ha fatto la. Cioè, l'hanno preso, non li hanno presi, raccontare tutta la storia. Ma hanno bisogno, la fretta di mettere un'immagine, perché il template, il sito internet è fatto che prevede un'immagine, subito appena c'è la notizia, la breaking news, prendono la prima cosa che cambia, poi appena riescono la cambiano, mettono quella giusta, ma nel frattempo è diffuso una foto sbagliata, che il giornalista non ci pensa nel suo momento, non tutti, però spesso purtroppo nella fretta succede che chi è di turno non ha l'istruzione, la consapevolezza, cioè non viene alfabetizzato al fatto che il rischio di fare disinformazione è altissima nell'era dei social, dove la gente prima di leggere l'articolo ha già condiviso. Cioè, se tu dici attentato, subito tutti condividono. E viene condiviso con l'anteprima su Twitter, su Facebook, così come la foto sbagliata. Poi dopo, per poter cambiare quella foto, devi andare dentro e fare il debugging. Allora, voi fate tutti il politecnico, no? Quindi siete tutti un po' ingegneri. Queste robe sapete molto meglio di me come funzionano queste cose. I giornalisti no. Cioè, noi siamo una categoria ignorante. Io ho chiesto a Giuseppe Futtia, che è seduto qui davanti, non ti conosci tutti loro, no? No, no, no. Ha chiesto a Giuseppe Futtia, che fa parte del centro Nexa per Internet, società che fa parte, che è qui al Politecnico di Torino,
di venire a insegnare coding agli aspiranti giornalisti del Master di Giornalismo all'Università di Torino, che io dirigo da un anno a questa parte. Ho cominciato a fare quello quando ho cominciato a fare la Public Editor e facciamo una scuola di giornalismo. E i ragazzi, le nuove generazioni stanno imparando queste cose ed è importante che le imparino. E secondo me arriveranno a entrare nelle redazioni molto più consapevoli delle responsabilità che richiedono l'uso del digitale, del fatto che la velocità rischia sempre di mettere a repentaglio la qualità, e quindi bisogna stare molto attenti e essere molto scettici. Cioè, lo scetticismo che hanno i giovani, i giornalisti della mia generazione non ce l'hanno. Siamo proprio un po' boccaloni, ma io le fake news ci sono cascata quando sono andata su internet la prima volta. Nel 99 c'era una notizia sui bonsai kittens, non so se ne avete mai sentito parlare, perché è un case study, è diventato, è entrato nei libri di testo proprio, tu se, vedo che lo sai. Allora, un giovane studente dell'MIT aveva pubblicato, poi questo l'ha pubblicato anche Paolo Attivissimo, che è un debunker famoso, è un mio amico, un giovane ricercatore dell'MIT aveva deciso di mettere alla prova i giornalisti e vedere se avrebbero saputo distinguere una notizia vera da una notizia falsa, e ha pubblicato un sito, ma proprio un bellissimo blog, un bel sito confezionato bene, tutto di fotografie, di istruzioni che per come crescere, cioè una roba dell'horror, un po' orribile, come far crescere, far allevare dei gattini bonsai, cioè tenerli piccoli, non farli mai diventare grandi. E c'erano queste bottiglie di vetro con i buchi da una parte e dall'altra, una per far entrare l'aria e il cibo, l'altra per far uscire gli escrementi, con dentro questi gattini intrappolati dentro, torturati di fatto, perché fin appena nati venivano inglobati dentro questa cosa, poi loro cercavano di crescere ma non crescevano, era ovviamente una fake news, chiarissimamente, non potevano sopravvivere. Invece nelle foto, tutte ben lavorate con Photoshop, non si capiva, e quindi c'erano tutte queste istruzioni per come farlo, con un sacco di utenti che chiedevano le istruzioni, alcuni maniaci pazzi che volevano implementarlo, dicendo: ma io ci ho provato, mi è morto dopo 2 giorni, quindi tra l'altro causando delle cose orrende, gli animalisti si sono tutti inalberati, c'è stata un'interrogazione parlamentare in America, al congresso americano, per questa cosa. E ovviamente è uscita su tutti i TG, sui giornali pettegoli americani, e di conseguenza, perché abbiamo i corrispondenti in America che ovviamente si ispirano per portare le notizie dall'estero in Italia, leggendo e copiando per paro paro i media locali, hanno, senza verificarla, perché è su internet, e quindi, come dire, è sul giornale, si dice, è sulla televisione, no? Si è sempre detto, i media sono sempre stati quelli che hanno detto è la Bibbia, è su internet, e quindi effettivamente a prima vista sembrava vera. Quindi le fake news esistono da tantissime, insomma, e questa fake news si è diffusa talmente tanto che anche noi in Italia l'abbiamo scritto quando gli animalisti hanno fatto una petizione per salvare i poveri gattini. Così anch'io mi sono mossa, mi ricordo una rubrica su Tuttolibri, e avevo fatto un piccolo post nella rubrica segnalando, no, di strano ma vero, le schifezze che ci sono in rete, tra cui anche queste robe qua, cioè che ci sono cose fighissime. Poi ho fatto un pezzo raccontando il retroscena di questa roba qui, da allora non ci sono più cascata, perché prima o poi, cioè, tutti quelli che si occupavano di internet ci cascavano. Un'altra roba famosa, l'ha fatta Repubblica in prima pagina, lì invece l'ho debunkata io, e poi è uscita in prima pagina d'estate, in agosto, quando i giornali non sanno cosa mettere. Repubblica aveva fatto un editoriale a fondo, femminista, sfegatato, non mi ricordo l'autrice chi era, ma potrebbe tranquillamente essere stata Concita De Gregorio, perché, cioè, non lo so, ma era una roba da femminista d'assalto, molto arrabbiata. Anche lì, gli americani, quelli che hanno inventato il femminismo negli anni 70, così non possono fare queste cose, perché? Perché si era diffusa un'altra fake news allucinante di un gioco nuovo inventato nel Nevada per maschi bianchi ricchi, con l'American Express ci si poteva abbonare per fare un safari e andare a caccia di donne nude in questo safari. No, ma veramente una roba pazzesca, con un sito internet, con anche la carta di credito, poi ti avevano i dati dell'American Express, ovviamente poi ti arrivavano i dati della carta, quindi era veramente una truffa. Un safari di donne nude dove loro andavano a caccia con i fucili a pallettoni, quelli con la pittura a colori
colorata, no? Per cui tu sparavi e se colpivi la donna sulla chiappa piuttosto che sulla tetta, guadagnavi un punteggio piuttosto che un altro, e vinceva chi la colpiva in un certo modo, per cui poteva passarci la notte. Quindi una roba soft porno proprio, una roba assurda. E c'erano le foto e i video di queste donne che scappavano in mezzo al deserto con questi qua in tenuta da guerriglia che li seguivano e sparavano. Cioè una roba allucinante, usciti anche lì TG locali americani, finiti in nazionale e finiti sui giornali di tutto il mondo, perché ovviamente ha fatto scalpore, perché poi alla fine che sia una fake news o non una fake news fa costume, fa colore, d'agosto che cosa ci metti in prima pagina come fogliettone per concludere la giornata a Ferragosto, non c'era notizia, ha messo questa, facendo anche il commento moralista, no? Per cui sessismo eccetera, cioè prendiamo in giro la povera Laura Boldrini per le sue frasi sul sessismo, però già allora noi facciamo i moralisti su ste robe. Ed era totalmente tutta una falsa, finta e da debancare. Insomma, è lì che è nata la fortuna di Paolo Attivissimo e di debunker già negli anni 90. Però da allora, appunto, i debunker e noi giornalisti della prima ora che abbiamo cominciato a occuparci di internet, a raccontare i fenomeni dal punto di vista della società, di internet, a raccontare come funziona internet, da allora diciamo ci siamo corazzati e abbiamo imparato ad essere scettici. Lo scetticismo che nel digital native è insito, per cui stanno attentissimi, infatti la maggior parte lo scrive anche su Facebook, sono tutti su Snapchat, Telegram, WhatsApp, e non usano Facebook perché alla fine non si fidano, preferiscono farsi i loro gruppi ristretti tra i loro amici e basta, e quindi siamo noi vecchi su Facebook a usare Facebook come strumenti di propaganda politica e altro, e per metterci nel news dei giornali, ma noi insomma siamo una categoria a rischio, quelli che non si sono addentrati su internet solo quando è arrivato Facebook, perché moltissimi colleghi non hanno mai usato internet negli anni 90 e negli anni 2000 quando c'erano i blog, che era più complicato, più faticoso, dovevi sapere fare HTML, dovevi sapere fare le tue pagine web, dovevi imparare a usare dei software, anche se non sapevi programmare, però anche solo usare Dreamweaver, cioè usare dei software che richiedevano un minimo di competenze, di mettersi a studiare un po'. Facebook ha eliminato tutto questo, un po' come quando uno scia con gli sci stretti, improvvisamente ci sono gli sci che sembrano dei snowboard, e la gente, anche chi non sa sciare, va giù nelle piste nere senza saper sciare. E il problema è che nei giornali sta succedendo questo, un sacco di gente va sulla pista nera pensando di usare gli stessi, cioè di camminare in un prato, non è così, quindi ci stiamo un po' rovinando la reputazione, noi giornalisti per primi. E poi ovviamente il mondo dei social è pieno di fake, è pieno, è cresciuto, da allora le piccole cose rare che avevamo trovato noi, adesso non, c'è un fiorire, non solo, ma ci sono i bot, siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, ci sono miliardi di bot, ci sono i ragazzi macedoni che per fare soldi hanno scoperto che se vendono fake news in giro perché guadagnano click su YouTube, piuttosto che se vendono fake news in giro per il mondo, diventano dei più ricchi che trovano sul lavoro, quindi abbiamo scoperto che da piccoli paesini, nei villaggi della Macedonia, purtroppo ci sono quelli che fanno, che costruiscono, che complottano, che si inventano le fake news su Trump, e quindi alla fine che insomma fanno in modo che i simpatizzanti di Trump li seguano. Quindi poi i fenomeni di manipolazione propagandistici e politici sono chiaramente una conseguenza, ma tutto questo secondo me, io non ho soluzioni, penso che sia un problema di alfabetizzazione di cultura nostra, penso che ci sia un problema di responsabilità delle piattaforme, cioè un peccato che il web sia diventato in realtà, sia stato abbandonato rispetto alle piattaforme, ai giardini chiusi, no? I famosi closed gardens, per cui i mondi tipo Facebook, tipo Kindle, tipo Apple, tipo tutte le varie piattaforme che stiamo usando, che sono, non sono la vera internet, perché internet era il web, e Tim Berners-Lee, che si era inventato internet gratis, dice torniamo al web, cioè cerchiamo di partire da lì per dare alternative, cioè fra 10 anni ci sarà ancora Facebook, speriamo di no, però il problema è che siamo in un momento dove sono oligopoli pazzeschi con un potere enorme, cioè Facebook praticamente è il più grande continente del mondo e ha delle responsabilità. Facebook è un editore o no? Ci si sta chiedendo, è un publisher, è un media, che cos'è?
perché pubblica le cose di altri, però pubblica anche le cose di ognuno. Scusate, devo togliere la suoneria, mi sono dimenticata. Per cui ci si sta, le domande che ci si sta facendo è queste piattaforme, e devo dire, ve lo dico perché ci tengo a ricordare Rodotà, che sono molto in lutto per la sua perdita. Lui, oltre ad aver di fatto presieduto la Commissione Intera della Camera dei Deputati, mi ha incoraggiato a scrivere un libro che si chiama Intera dei nostri diritti, con la terza, e si è scritto insieme a Guido Scorza, che è un avvocato che si occupa di diritto digitale, per raccontare il lavoro della Commissione Intera e che cos'è la Carta dei diritti in Internet. E c'è una frase di Rodotà nella sua introduzione che ha fatto al libro, in cui dice: dobbiamo difendere i nostri diritti da piattaforme prepotenti e dagli occhi indiscreti dello Stato, dei governi, soprattutto quelli, cioè tutti i governi in generale, perché dobbiamo essere la privacy, i nostri dati, il nostro mondo deve essere difeso dal potere, ma soprattutto dopo tutto il caso della NSA e del cyberspionaggio perché non stiamo parlando da Wikileaks in poi, perché Snowden è rifugiato in Russia per colpa dell'NSA, però insomma, il fatto che abbiamo scoperto di essere tutti spiati, e spiabili sempre. E adesso sta per arrivare l'Internet of Things, cioè l'Internet delle cose, dove tutto sarà connesso, tutto. Ci saranno 100 milioni, dicevamo a CentroNexa l'altro giorno, 100 milioni di oggetti connessi, 100 miliardi. Oggetti connessi entro molto poco. Quindi, insomma, saremo in un'era dove a parte le fake news, dove se non riusciamo a decidere noi quali regole, quali diritti far valere, rischiamo di farci travolgere, perché è molto importante, insomma, l'educazione su questi temi. Penso che fake news sia la cosa migliore che è successo al giornalismo, perché è stato, cioè, avere dei defaillance così gravi, dei momenti di crisi così gravi, dove la reputazione crolla perché non sei, ti trovi su dei mezzi diversi che non sai usare, perché ti trovi in una crisi economica per cui sei in pochi e si rischia di fallire. I migliori emergeranno, quindi ci sarà adesso un ripulisti del mondo, cioè una specie di ecologia del sistema, no? Il sistema ecologico spero che ripulisca il mondo anche dell'informazione, dove prevarrà l'informazione di valore, di qualità, che contrasta le fake news, perché la gente a un certo punto vuole capire cosa succede. E quindi sceglierà, le persone che vogliono scegliere potranno scegliere quello che interessa, e speriamo che scelgano i giornali, così almeno i giornali dove lavoro io non chiudono, però se non li sceglieranno è perché qualcos'altro di meglio ci sarà, e non ci possiamo fare niente, cioè noi dobbiamo cercare di essere noi migliori, essere competitivi e emergere dal grande rumore di fondo che è questo mondo del digitale, dell'informazione. Siamo nell'infosfera e siamo circondati da miliardi di persone che tutte comunicano e tutti fanno le stesse cose che cerchiamo di fare noi, dobbiamo farle solo meglio. Se sappiamo farle meglio, ce la faremo. Quindi io penso che questo mondo delle fake news sia un momento di possibilità di riscatto per farci valere ed emergere. Perché? E penso che anche sia un momento per far emergere un pubblico più consapevole, più responsabile, più desideroso di trovare la verità, che non si accontenta, che non sia popolo bue che segue qualsiasi cavolata viene detta. C'è la notizia sui vaccini, il fatto che i vaccini non vengano, c'è una bellissima trasmissione, cioè puntata della trasmissione di John Oliver, non so se lo conoscete, ma in America John Oliver fa Last Week Tonight, che è una trasmissione molto bella, dove se riusciamo, adesso mentre vi passo la parola vado a cercare i link e vi faccio vedere alcune cose. Però John Oliver ha fatto la trasmissione per raccontare come, ha fatto una puntata per raccontare come negli Stati Uniti, proprio perché si spazza la voce, ci sono dei medici farlocchi che dicono che non c'è bisogno di vaccinarsi, si spazza la voce che non c'è bisogno di fare vaccino contro il morbillo, ci sono degli stati dove il morbillo improvvisamente ha avuto dei picchi pazzeschi negli Stati Uniti, cioè il rischio è di tornare indietro in maniera mostruosa, perché
girano delle falsità in rete allucinanti e non sono contrastate in maniera efficace, perché se i giornali non hanno la fiducia, tu puoi scrivere quanto vuoi su un giornale che è fake news dire che non bisogna vaccinarsi e intervistare l'esperto che risponde, spiega che è molto importante fare le vaccinazioni e farle tutte, che non è pericoloso. Ma se dici così e poi su Twitter Trump dice ma io però che si ingone così tremendo non userei sui bambini fino a meno 10 anni di età, ha detto così, Trump ha detto però che paura queste siringhe, tutte queste vaccinazioni insieme, bisognerebbe dipanarle su più anni, c'è un periodo di non copertura dei bambini tra quando sono 3 anni e 10 anni che rischiano di prendersi malattie pazzesche e di contagiare altri che magari sono anche in pericolo, quindi cioè il rischio grave è di tornare veramente indietro. Io, prego, domanda, però se siamo registrati mi sa che bisogna dargli il microfono, giusto? Devo proprio. E non so, siamo registrati, devi venire qui, mi sa, perché non c'è un altro microfono, dai. Così ti poi devo decidere qua. No. Presentati. Sono Federico Casassi, sono un dottorando in metrologia e avrei appunto una domanda riguardo a che mi è venuta in mente su questo argomento dei vaccini, ma il problema più che non so, diciamo le notizie false che girano e quindi persone che leggono, magari si spaventano, che sono magari dei genitori che sono in apprensione per i loro figli e c'è quindi magari una situazione un po' più particolare dietro. Il problema non è il fatto che internet ha reso, cioè internet in senso lato, cioè la disponibilità della conoscenza e appunto la non sicurezza delle fonti ha reso diciamo un po' tutti professori, cioè tutti quanti si sentono in diritto di avere un'opinione su cose anche che non sono opinioni, come non lo so, a me adesso viene anche da pensare alla Turchia che Erdogan ha deciso di togliere l'evoluzionismo dai programmi scolastici, anche questo è un ritorno appunto indietro, cioè tutta questa queste informazioni, queste notizie vere o false che siano, secondo me contribuiscono anche tanto a far ritenere la gente, cioè tutti quanti possiamo avere un'opinione, però ci sono certe cose su cui non ci va un'opinione. E questo non dovrebbe essere fatto, cioè nel senso non dovrebbe, si legge anche tanta cioè diciamo tanta informazione che diventa supponente poi dall'altro punto di vista, cioè le persone dicono vabbè ma tu mi parli con l'aria da professorone, io sono uno che non ne sa niente, però tu chi sei, io ho la mia opinione. E questo come cioè come si può cercare un minimo di contrastare queste cose a livello cioè per quello che riguarda i giornali e per l'informazione, per passare appunto delle cose che sono vere e per smetterla di far pensare che tutti quanti possono avere un'opinione su tutto. Domanda un po' lunga. Allora, dimmi, cosa volevi dire, una cosa? No. Allora, io ti dirò, secondo me i giornali cambieranno molto la fisionomia, i giornali generalisti come Stampa, Corriere, Repubblica diventeranno giornali cartacei di nicchia, cioè più sottili oppure più approfonditi nel weekend quando la gente ha tempo di leggere, tipo l'edizione domenicale del New York Times, e quindi gli approfondimenti, le analisi, i commenti, le opinioni saranno limitate a approfondimenti di grandissima qualità nel cartaceo. Penso che le notizie non saranno più sui giornali cartacei, non ha proprio senso che i giornali cartacei, perché escono subito sui social, sul digitale, quindi le notizie saranno sui loro siti internet, sui social, non sul cartaceo. Il cartaceo sarà l'analisi, o c'è una grande esclusiva, che una volta in posto di parola può succedere, che un giornale ha un'esclusiva pazzesca, si scopre una notizia pazzesca e no, abbiamo scoperto che ce l'ha qua su Marte e la NASA l'ha detto solo a noi, e quindi abbiamo deciso di fare un grande fotoreportage sull'edizione cartacea del giornale e vediamo la notizia e aspettiamo di metterla lì. Però di solito le notizie escono, per cui usciranno sui siti, usciranno prima. E quindi tendenzialmente ci sarà la separazione tra i fatti e le opinioni. I fatti saranno online e le opinioni saranno sulla carta. Quindi la gente deve decidere se vuole seguire il suo opinionista. Il mio problema è,
cioè io mi pongo dal punto di vista del lettore, che i giornali, cioè se guardiamo il mondo della musica, cioè quanti di voi comprano l'LP o il CD unico intero, no? E quanti invece vanno su Spotify e si fanno la compilation? Cioè il problema è che se tu vuoi le opinioni più disparate di tutti, devi comprare un sacco di giornali cartacei se vuoi leggerli tutte, no? Non è che tutti hanno la rassegna stampa pagata da qualcuno, quindi andare in edicola o abbonarsi al cartaceo. Ma anche all'online, quando sono tutti in abbonamento, abbonarsi a tante opinioni diverse per avere tutto lo spettro è costosissimo, per cui bisognerà che ci si inventi un sistema Spotify per i giornali, cioè un'edicola dove tu puoi pagare il singolo pezzo, io voglio leggermi. Gramellini, Severnini e Michele Serra, tutti e tre, perché tutti e tre loro fanno il loro richiamo in prima, il loro becchetto con la loro cosa, e voglio leggere tutti e tre, voglio leggere, pago per il servizio, che ne so, 20 centesimi per ognuno, 5, ci sarà il prezzo giusto, lo inventeranno, però mi abbono e faccio, cioè dovranno inventarsi questi modelli qua. Però detto questo, appunto, per tornare al tuo discorso, secondo me appunto, fatti e opinioni saranno sempre più separate. Le opinioni saranno selezionate secondo me un po' come funziona con TripAdvisor, cioè ci deve essere anche una specie di la reputazione dei migliori fa salire in alto nella ricerca, nei motori di ricerca, le opinioni più attendibili, migliori, di qualità. La stampa ha aderito per esempio a una cosa che si chiama Trust Project, che è un progetto dove si vorremmo, ma ci si sta lavorando da più di un anno, non siamo ancora riusciti a finire, ma forse quest'autunno ci si arriva. È un progetto finanziato da Google, perché ovviamente poi ormai Google è quello che finanzia, Google News Lab, sta finanziando i giornali per questo progetto qua, per migliorare la qualità dei giornali e fare un progetto si chiama Progetto Fiducia, The Trust Project. Il sito è thetrustproject.org, lo apro, è stato fatto dall'Università di Santa Clara, in California, trustproject.org, e lì c'è una dozzina di giornali che sta collaborando, forse Google prima, dove metto. E questo progetto è un progetto per fare una specie di bollino qualità per i giornali che seguono alcune caratteristiche, cioè che decidono di seguire delle regole e di dare degli strumenti, taggare in un certo modo alcuni standard, cioè tipo i pezzi sono tutti firmati, non sono copia e incolla delle agenzie, sono firmati da inviati sul posto e non che scrivono stando in redazione facendo finta di essere lì, perché non so quante volte vi è capitato sui giornali di leggere descrizioni molto colorate, ambientate non so, in Siria, e poi scopri che il giornalista in realtà era in Libano. E allora invece con Trust Project gli articoli digitali si possono geotaggare, quindi geotaggare il giornalista quando scrive, sai che hai la fiducia gliela dai, ma puoi mettere come Santo Tommaso il dito nella piaga e verificare. Poi i link alle fonti, no, è stata del Trust Project, scusate, adesso no, non mi sono preparata prima, per cui. Questo è The Trust Project. Se andate su questo sito e lo navigate un po', trovate i vari prototipi che hanno fatto tutti i giornali che hanno deciso di partecipare. Finanziato da Google, però diciamo finanziato per modo di dire, perché poi non è che ci finanziano lo sviluppo, ma ci hanno messo in contatto, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo deciso che tag usare, e come lavorarci. Sally Berman è la persona che mi aveva contattato per farlo. Craig Newmark è un grandissimo, quello l'inventore di Craigslist, lo conoscete? Craig Newmark si è inventato questa cosa perché appunto le fake news lo preoccupavano e allora si è sentito in colpa perché per colpa sua i giornali sono andati in crisi in America, perché Craigslist ha portato via tutti i classified dai giornali americani, portando via una fonte di sostentamento importantissima, soprattutto sui giornali locali. E
perché i classified erano un sacco di soldi per i giornali. Invece adesso tutti vanno su Craigslist e nessuno li mette più sui giornali, i giornali sono in crisi. Allora, secondo me, è stato ricchissimo. Con Craigslist noi stiamo investendo milioni di dollari. Purtroppo noi questi magnati non ce li abbiamo, porca miseria. Cioè, gli italiani non investono. Ci sono, no? C'è Jeff Bezos, c'è Craig Newman, ci sono quelli che investono sul giornalismo e perché hanno guadagnato tanto d'altrove. Vediamo qua cosa dice, se ne parlano. Abbiamo il Claudio? No. Ah, non c'è l'audio. Ah, allora i video non ve li posso far vedere. Ah, vabbè, niente, non importa. No, perché volevo farvi vedere un video qua. Scusa, però non so se ti ho risposto. Sì, cioè, stabilire, cioè, diciamo, ridare fiducia a quelli che sono i fatti rispetto. Dobbiamo ridare fiducia ai fatti e separare i fatti e le opinioni con dei tag precisi su internet e anche delle indicazioni grafiche precise sulla carta, per cui deve essere molto chiaro. Deve essere chiara la differenza tra un sponsored content e un contenuto invece che non è sponsorizzato. Spesso i giornali fanno paginate di promozionali, non si capisce, ma questi sono pagati dalla pubblicità per fare queste pagine o sono notizie vere? Cioè deve essere più chiara la differenza, perché il problema è che i giornali hanno bisogno degli sponsor, quindi sponsored content c'è bisogno, però ci vuole la trasparenza. Cioè applicare regole di trasparenza per i lettori che possono decidere lo stesso di essere interessati. Cioè io ho un articolo sponsorizzato da Leni sul futuro dell'energetico, lo leggo volentieri se so chi è la fonte, se non la so non mi fido. Cioè io penso che nessuno di voi compri la stampa per leggere come va il mercato dell'auto, perché si sa che la stampa non ne parlerà mai male, no? Perché la gente lo sa e per la parte delle notizie di ricerca su altri giornali, cioè è normale che sia così. Però la stampa è sempre stata trasparente da questo punto di vista, ha sempre detto che noi siamo della Fiat, quindi cioè, l'economia può essere fatta nel modo tra virgolette più obiettivo possibile, ma il concetto di obiettività è nell'era del digitale la trasparenza. Cos'è essere obiettivi? Questa è la lezione fatta l'anno scorso, quindi non voglio tornarci sopra, però il concetto secondo me deve essere chiaramente questo, no? Cioè, il giornalista è obiettivo nel momento in cui è trasparente, cioè dice per chi lavora, come ha fatto l'articolo, lo racconta, lo testimonia e poi sui social va e conversa con il pubblico. Cioè non basta scrivere l'articolo e poi dall'alto al basso calarlo al pubblico. Nell'era dei social gli articoli vanno seguiti in tutta la loro produzione, bisogna accertarsi di essere d'accordo col titolo. Spesso i titoli sono fake news perché non l'ha fatto il giornalista che ha scritto l'articolo, che è più competente della materia, ma il titolo gliel'ha fatto il titolista, che magari in un'altra stanza non sa nemmeno di cosa sta parlando, l'articolo gli gira così perché ha visto un titolo analogo nelle agenzie e gli fa più comodo prendere il titolo dell'agenzia, ma magari l'articolo invece aveva una cosa più interessante da tirare fuori, da far emergere. Ci sono delle nuance che vanno chiarite nel titolo, perché? Perché sui social poi non si vede l'articolo subito, si vede solo il titolo e la foto, non nella preview. E la gente spesso condivide senza leggere, ormai è provato statisticamente, che vedono una cosa che ha effetto, siccome noi cerchiamo di fare titoli a effetto, che sono chiamati clickbait, e purtroppo è un'altra cosa che io combatto come Paolo di Chiesa, però è difficile combatterla, perché ovvio che non vuoi fare il titolo noioso accademico, no? I titoli accademici non sono giornalistici, per forza di cose i giornalisti devono cercare di rendere attraente, accattivante, far venire voglia di cliccare, di andare a comprare il giornale, di sfogliare. Quindi i titoli devono essere accattivanti. Quindi la natura clickbait del titolo è già intrinseca. Però addirittura dire delle cose false che non sono nell'articolo, nel titolo è sbagliato. È proprio, cioè, è veramente deontologicamente sbagliato, quindi non si deve fare e molti giornali lo fanno, purtroppo. E la gente che condivide la responsabilità, nel senso che diventa virale questa cosa, no? Per cui tutti si passano la cosa leggendo solo il titolo, questo è il nostro problema. Quindi i tag e i segnali di trasparenza sono quelli che aiuteranno a distinguere opinioni dai fatti, a capire dove ci si può fidare e dove no. Prego. Sei sicuro che non possiamo parlare meglio l'audio? Non abbiamo... Cioè, neanche qua si sente, ma magari una sciocchezza ci possono... Prego, dimmi chi sei. Diego Mariani, collaboro con il Centro Nexa, sono un avvocato e da 3 anni mi occupo di un progetto editoriale che si chiama Mezzo Pieno News sulla comunicazione positiva e sulle buone notizie.
Volevo fare due domande. La prima è se possiamo provare ad abbozzare una definizione di fake news, perché rispetto agli esempi che sono stati fatti, per esempio vedo una differenza tra la notizia dei gattini nella bottiglia piuttosto che del safari, dove chi scrive la notizia o chi la pubblica è evidentemente consapevole che non è vera, quindi ci sono dei profili addirittura anche dolosi alle volte. Mentre invece l'esempio sull'opinione di Donald Trump sui vaccini, dicevo l'esempio sull'opinione di Donald Trump relativamente alle vaccinazioni ha sicuramente un approccio diverso, perché lì, ahimè, probabilmente ha detto qualche cosa che pensava, quindi semmai ci sono dei profili colposi. La seconda domanda, a cascata sulla prima, è perché se scriviamo un libro o se scriviamo un paper o addirittura se scriviamo un atto giuridico dobbiamo citare le fonti in chiaro, mentre se scriviamo un articolo giornalistico no, c'è una ragione o no? Ecco, queste sono le due curiosità. Grazie. Partirei dall'ultima. Perché l'articolo accademico non è giornalismo, il giornalismo è divulgativo e superficiale per definizione, non riesce non può approfondire, non si può pensare che non è specialmente il giornalismo cartaceo dove non c'è neanche la possibilità di avere lo spazio che c'è su internet, no? Perché su internet puoi avere l'invito e lo spazio, puoi approfondire quanto vuoi, non è la scusa di non avere spazio. Vi assicuro che sul cartaceo, se ti dico di 50 righe e raccontare dello scandalo. Dello scandalo che ha riguardato che ne so, adesso Grenfell, la Grenfell Tower a Londra in 50 righe e devi metterci anche il colore, il racconto, anche la commozione, anche la descrizione, anche i fatti e poi però raccontare tutto il retroscena, lo spazio è poco. Quindi sulla carta no, scusa che non c'è spazio, su web no. Io si chiama il problema del giornalismo di retroscena, che è una vecchia tradizione nel mondo del giornalismo, c'è sempre stato il giornalismo di retroscena, soprattutto in politica, perché un conto è appunto raccontare, mettere le fonti a una cosa che tutti seguono, per cui non c'è nessun problema, ma quando ci sono fonti privilegiate, originali, quando tu hai uno scoop, quando tu vuoi, hai una fonte che ti racconta, tipo un whistleblower che ti racconta una storia scomoda e vuole essere protetto, tu come giornalista hai l'obbligo di proteggere la fonte, quindi è un obbligo etico e giornalistico che è sempre esistito da quando esiste il giornalismo, quello di proteggere la fonte, cioè i giornalisti in America andavano in prigione piuttosto che citare le loro fonti, perché il Watergate è uscito così, non è che hanno messo il link, per cui non hanno detto i nomi di chi gli ha dato le notizie ai giornalisti che hanno scoperto il Watergate, quindi le fonti sono privilegiate, sono riservate, sono come nel mondo del whistleblowing, sono fonti che vanno protette. Detto questo, quindi non è un articolo, se fai un articolo accademico non hai questo problema, comunque se ce l'hai anche lì immagino che, non lo so perché non sono un accademico, ma immagino che abbiate anche voi i vostri sistemi per riuscire a essere trasparenti abbastanza da rendervi autorevoli, per cui il pubblico si fida perché sa che se non rivelate una fonte ci sono dei vari motivi, ed è questa la cosa che i giornalisti che hanno una buona reputazione hanno, godono di questo privilegio di avere questa reputazione, per cui uno si fida perché sa che se tu proteggi la fonte hai dei tuoi buoni motivi. Il problema è che nell'era delle fake news, nell'era del digitale, nell'era in cui non c'è più l'abitudine ai giornali, al giornalismo, tutti vogliono i link e non le fonti, cioè gli unici che possono non farlo sono i link, cioè il mondo del whistleblowing e di Wikileaks, quindi e questo è un po', diciamo, è ingiusto nei confronti del giornalismo, bisognerebbe cioè i giornalisti vorrebbero che ci si fidasse di più, c'è un'incomprensione di fondo fra il mondo dei lettori e il mondo dei giornalisti, perché i lettori non capiscono proprio questa cosa che hai chiesto e i giornalisti non capiscono la richiesta dei lettori, cioè i giornalisti si offendono, dicono ma come, ma allora non sai che cos'è un giornale, non sai cos'è un giornalista, io ho scelto questo mestiere romantico perché io proteggo le fonti a costo di svelare le fonti, andrei anche in galera per mantenere anonime e proteggerle, perché io so la verità, tu devi fidarti di me perché mi faccio un giro così per trovare le notizie e verificarle, ma quando te le dico devi fidarti di me, e tu lettore che sei scettico dici vabbè però le fonti
che sono proprio così da non svelare, sono pochissime. In realtà nel day by day magari alcune cose le puoi dire in maniera più trasparente. La situazione è questa, che le fonti da proteggere siano effettivamente poche rispetto poi alla notizia di cronaca, dove... Esatto, perché il problema qual è? Che questo atteggiamento del cronista di giudiziale che protegge la fonte, perché non so, scrive di mafia piuttosto che io ho avuto un sacco di colleghi che ha scritto di mafia che ha rischiato la vita, e ci sono tanti giornalisti nel mondo che hanno rischiato la vita perché per fonti che andavano protette e perché scrivevano di cose scomode e quindi avevano delle verità scottanti in mano. Però diciamo che i giornalismi sono tanti e non sono tutti dello stesso livello, e quindi secondo me hai ragione nel dire che laddove si può, si deve rivelare le fonti. Cioè laddove non ha senso proteggere perché non ce la non rischia nessuno e rischia di essere solo un pettegolezzo senza fondamento, vanno dette le fonti. Mentre invece c'è la brutta abitudine, e non dico italiana perché c'è in tutti i giornali, se guardate i tabloid inglesi sono una roba allucinante, quindi il giornalismo anglosassone fa delle cose tremende uguali, non è che siamo soltanto noi. Cioè non vorrei fare questa cosa dove andiamo a dire che gli italiani sono peggio degli altri, perché sono un po' tutti uguali, cioè i problemi sono. Appena stato un grande meeting europeo di giornalisti a Copenaghen, che si chiama Newsgeist, appunto per parlare del futuro dei giornali, come si affrontano le fake news, come fare a guadagnare credibilità e reputazione perché siamo in crisi. Però i problemi sono analoghi per tutti, cioè tutti quanti noi ci ritroviamo a combattere in redazioni dove c'è chi sul mestiere lo fa con grande scrupolo e con grande senso del dovere e umiltà, per cui è imbarazzato se sbaglia e chiede scusa e cerca sempre di avere le fonti, di avere le carte in regola prima di scrivere le cose che possono diffamare qualcuno, mettere in difficoltà qualcuno. E c'è chi invece è più leggero e si sente tutelato dal fatto di avere il marchio del giornale che lo protegge e scrive e non fa bene il suo lavoro. Quindi il problema, come in tutti i posti di lavoro, è che i giornali sono pieni di fanfaroni, purtroppo è così, siamo una categoria così. E penso che faremo pulizia, nel senso che non può durare tanto questa situazione, cioè rischiamo di chiudere, quindi penso che sia un problema della nostra sopravvivenza, ne siamo tutti coscienti. Quelli che sono coscienti sono già sulla buona strada, quelli che non sono coscienti ne abbiamo un po' persi, insomma, penso che dovranno cambiare mestiere, oppure andranno, se hanno la fortuna di aver raggiunto l'età, vengono più pensionati, perché in Italia non si può licenziare. In America adesso la CNN hanno appena licenziato 3 giornalisti perché hanno scritto quella notizia non corroborata sulla Russia e Trump, non so se l'avete visto, e 3 giornalisti sono dimessi, hanno presentato le dimissioni, non è neanche presentato di essere licenziati, sono dimessi perché hanno sbagliato, cioè chapeau. Italia si dimette nessuno. In America se non si dimette comunque ti licenziano perché non abbiamo nessuna tutela. Noi siamo tutti molto tutelati perché siamo tutti stati assunti prima da Jobs Act, i nuovi non sono più stati assunti dopo Jobs Act, non sono tutelati così come i vecchi, abbiamo già contratti giornalistici diversi, quindi in futuro la qualità sarà migliore perché uno dovrà anche farsi valere sul campo, non è come una volta che uno veniva assunto alla stampa ed era arrivato e aspettava la pensione, tanto non veniva più cacciato via. Adesso le nuove leve devono tutti i giorni farsi valere perché hanno dei contratti depotenziati molto meno forti. Devo dire, è una brutta cosa, però in un certo senso garantisce la qualità, perché garantisce la possibilità di tenere tutti sulla corda, perché purtroppo siamo una categoria che se non è tenuta sulla corda si impigrisce. Come diceva il mio vecchio direttore Giulio Anselmi, diceva la sciatteria è la cosa peggiore nel giornalismo, cioè il sedersi, no? il pensionarsi, fare il dipendente che tipo il cartellino, mentre invece il vero giornalismo è una roba che dovrebbe essere una passione, no? Che io l'ho scelto perché mi piacesse, ma io non faccio il giornalista, però quello che ti voglio dire è che io ci credo molto nel giornalismo fatto con il senso di missione, cioè di raccontare quello che succede nel mondo, avere il privilegio di avere una posizione dove puoi raccontare quello che succede e cercare di raccontarlo al meglio. Però il minimo che puoi fare è che se sbagli chiedi scusa e cerchi di verificare e dialoghi col tuo pubblico. Quando io dico dialoghi col tuo pubblico vuol dire, dicevo prima anche a te che mi hai fatto la domanda, vuol dire che se sui social ti criticano o mettono in dubbio devi saperlo.
non ti deve arrivare voce da qualcuno, tu devi esserci sui social, devi entrare in quella conversazione e andare a giustificarti, a spiegare, a raccontare, e molto spesso il pubblico apprezza i giornalisti che si mettono in gioco. Poi ci sono anche i troll, perché vieni trollato, e allora se vieni trollato, perché magari fa un giornalismo scomodissimo, di quello magari politico, dove scrivi di un partito, allora tutti gli altri vengono e ti ammazzano e ti trollano, e allora a quel punto lì devi sapere anche difenderti e saper distinguere la curiosità di un lettore di sapere la verità dal fatto che ci sono i nemici di quello. I tuoi nemici, perché sono quelli che sono nemici rispetto all'articolo che hai scritto, che vogliono farsi propaganda facendoti fuori. Quindi il problema è che è diventato molto complicato comunicare oggi. È un lavoro sottopagato per la fatica che si deve fare per farlo bene. Allora, invece la domanda sulle fake news, distinguiamo quali sono le fake news. Vi volevo fare conoscere Craig Silverman, che lavora per BuzzFeed, però mi sembra che in questo articolo, se riesco a scendere, ci sia proprio l'elenco, ecco. Se riesco a non dirlo. Non sto riuscendo a non dirlo. Vediamo se... Un attimo, Allora, la mia questa immagine qua. Un attimo. Per vedere di te. Ah, grande, scusa. Sì, e fai adesso la scheda. Non so okay. Se si legge, quindi... Sì, sì. Allora, Craig Silverman ha provato a fare chiarezza dicendo che ci sono sette tipi di... Innanzitutto, come vedete, cerca di non usare la parola fake news, perché dice che dire fake news è sbagliato. Fake news è una serie di misinformazione, disinformazione, misinformation la chiamano, no? First Draft News è un'agenzia che fa verifiche, proprio, fa fact-checking, un team di lavoro proprio, per cui questo sito internet è il sito dove va Craig Silverman prima di andare a BuzzFeed. Comunque, tra queste varie tipologie di fake news c'è la false connection, quindi quando i titoli, le visualizzazioni, i visuals e le didascalie non sostengono il contenuto. Quindi nel clickbaiting, per esempio, che vi dicevo prima, quando il titolo dice una cosa e il contenuto è completamente diverso. Clicca qui per dimagrire, no? E poi dopo, quella è false connection, oppure, cioè, ce ne sono tantissime di notizie del genere, però insomma notizie dove ti promettono cose che poi non sono realizzate, non sono realizzabili. False context, quando contenuti invece veri, quindi non falsi, sono condivisi con informazioni di contesto false. Quindi non è tanto falsa la notizia in sé, ma il contenuto in sé, ma è il contesto in cui viene descritta. Contenuto manipolato, quando informazioni genuine o immagini vere, insomma, sono manipolate per trarre l'inganno. Satira o parodia, quindi nessuna intenzione di danneggiare qualcuno, ma di trarre l'inganno, sì. Misleading content, quindi l'uso di informazioni che è assolutamente misleading, quindi come si dice misleading in italiano, non mi viene più in mente, adesso sono io che provengo in italiano, che svia, esatto, per mettere nei guai, per trarre in inganno su un argomento o per descrivere una persona, incastrarla per metterla insomma in cattiva luce.
contenuti assolutamente falsi sono quelli in post content, nel senso che quando fonti genuine sono fabbricate, sono inventate, quindi sono contenuti tipo ricorrettati, inventati negli articoli giornali, immagino quello, ma non negli articoli giornali, anche spargere la voce di uno che ha detto una cosa che non l'ha detto, quello è una fake news. E poi l'ultima è contenuti che sono al 100% falsi, fatti apposta per trarre l'inganno e fare del male, quindi fatti apposta proprio con intento assolutamente di danneggiare, quindi contenuti completamente fabbricati. Poi descrivono per le varie tipologie, cioè con vari esempi, però vi leggo cosa ha scritto Charlie Beckett su questo argomento, perché mi sembra un bel articolo questo. Allora, you may be sick of hearing the phrase, but that is part of the problem. This is one of the most important information issues of our time. Fake news has upset a lot of people and caused real damage, but it's been good news for journalism because I've never had more interest in a media issue than this. I've never been busier talking and researching a topic and its consequences. So it's an important issue, not just because of the Macedonian teenagers peddling lies, not just because of extremist political factions seeking to wreck liberal democracy, not even just because we have presidents in Russia and America who seek to profit politically and personally from encouraging a cynical, disruptive nihilism and who throw the term around like the rhetoric of grenades. Fake news is a canary in the digital coal mine. It is a symptom of a much wider systemic challenge around the value and credibility of information in the way that we socially, politically, economically are going to handle the threats and opportunities of new communication technologies. So first, let's recognize that fake news is actually a range of misinformation as described in the graphic by First Draft News, or this one that I just showed you there. And let's also accept that it may not have decided the US election. There were much bigger forces at work. However, I suspect it was a marginal but significant dynamic in shifting the support for Donald Trump. More importantly, it is indicative of a wider shift towards a more decentralized media ecology where insurgent sources can have more impact than in the past. Fake news is highly adept at exploiting digital networks from Facebook to email, fueled by technology like bots that accelerate its spread. Sì, allora, mi sono perso un pezzettino, va bene. This is more than a technological problem. It requires us to think realistically about how people understand and share information in the digital age. Feelings are as important as facts. Identity is as much a motivation as integrity. These are not necessarily bad things, but they're not how mainstream news media and politicians used to think about information and politics. There's a commercial and technological context to fake news, but ultimately it is a political issue. We have to understand ideologies of information. For anyone dealing in information, ethics is now not an add-on. It is integral to the information economy. Trust is the currency of network media. Around fake news, we have a remarkable opportunity to get it right. Firstly, we have to get this in perspective. I think a lot of the reaction to fake news has been a moral panic. Much of what we and Trump call fake news or post-truth or filter bubbles is simply what we disagree with or feel threatened by. I'm not sure we'd be having this debate among liberal elites if Hillary had become president and the UK had voted to remain. E poi parla va bene delle fake news nello UK, perché lui era contro la Brexit e è in grande lutto per la perdita della Brexit. Volevo farvi vedere però un video sulle fake news, che visto che abbiamo l'audio ve lo faccio vedere. Sono abituata a usare il mouse, quindi faccio un'altra.
Novellas in Macedonia, an 18-year-old... Okay. At the start of 2016, in a small town called Novellas in Macedonia, an 18-year-old high school student discovered that he could make more money than his parents by building fake news sites. To protect his identity, we'll call him Boris. And here's how he did it. He wrote tons of false articles about the U.S. election, most of them salacious. The articles were shared on Facebook, garnering tons of traffic. So much so that Boris's most popular website earned him $16,000 over the course of a few months. That's way higher than the average monthly salary in Macedonia, which is $371. So, Boris dropped out of high school. And he was not alone. In the final weeks of the election, there were more than 100 political websites registered to Novellas. The most popular stories were pro-Trump, but that's not because Boris and his fake news publishers liked the candidate. They just liked the money. Trump supporters just happened to be more likely to share fake news. Researchers tracked 30 million shares of pro-Trump stories on Facebook in the months before the election. But why were companies advertising on fake news sites? They weren't directly. Those ads were placed by services like Google AdSense or AppNexus, which act as intermediaries between advertisers and small-time publishers like Boris. They negotiate how much ads cost and manage payments from advertisers to publishers. Those ads follow people wherever they go online. Remember when you recently searched for that onesie? Well, that search was tracked and matched with advertisers selling that product. So everywhere you go on the web, a onesie ad follows. Advertisers and these services create blacklists of sites they won't advertise against. But it's hard to keep up. So sometimes they pop up on fake news sites that haven't been discovered yet. While Boris and his friends were making money, fake news became one of the major scandals of the 2016 elections. Many wondered if sites like Boris's even helped Trump win. A joint study by NYU and Stanford University found that it may not have tipped the election as much as one would think. It found that one fake news story would need to be as persuasive as 36 TV commercials to swing a voter. Still, the backlash forced tech giants like Google and Facebook to do something. Facebook is now partnering with fact-checking organizations like Snopes and PolitiFact to flag articles that present deliberately misleading content. Google now cuts off AdSense revenue to sites with spoof domains like NewYorkTimesPolitics.com. But that's still flagging fake news after it's been published and shared. So tech companies like Moat propose combining algorithms with human insight to catch fake news before it spreads. Okay. Hello, I'm Nick Offerman. And welcome. Questo era su Wired. Però hai fatto bene per far vedere. Scusate. È fatto bene per far vedere l'altro aspetto delle fake news, che non è solo, ho parlato dei giornali, adesso io ho messo al centro come colpevoli noi dei media, dei legacy media, però il problema delle fake news sui social media e nel mondo digitale, al di là dei giornali, è enorme, c'è, è una realtà, ed è il motivo per cui se ne sta parlando e si sta studiando il fenomeno a livelli accademici proprio, quindi penso che sia un tema importantissimo da seguire e di cui essere molto coscienti, consapevoli. Metti altre cose? Stiamo spendendo il nostro tempo, abbiamo ancora 10 minuti. Io non ho mangiato, c'ho la fame, non vedo l'ora di mangiare qualcosa, bere un caffè con voi. C'è tra l'altro un bar qua? Sì, dopo. Sì. Dopo andiamo. Avete altre curiosità? Volete approfondire qualcos'altro? A chi mando i link? Li mando a te? Sì. No? Perché non ve li ho mandati, però secondo me magari se vi interessa seguire i link ve li giro perché per approfondire. È un tema, il tema delle fake news è un tema in grandissima evoluzione, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, quindi se vi interessa seguitevelo seguitevelo perché ogni giorno letteralmente gli esperti che seguono le fake news pubblicano cose nuove che riguardano proprio anche dati nuovi. Io devo fare, il mio lavoro è un'altra storia, cioè il mio lavoro è occupare del nostro piccolo orticello che è il giornale, che già ne produce tante purtroppo, però
devo dire che il lato buono dei giornali è che comunque hanno una responsabilità, c'è un direttore responsabile, puoi fare causa, sai a chi rivolgerti, cioè il nome o cognome. Cioè il problema delle fake news così è che sono, se, cioè, la gente sprovveduta non si rende conto. E non si rendono conto perché nelle ricerche che sono state fatte, anche sociologiche proprio, cioè la gente non guarda la firma, la testata, il brand, ma tendono, quando sono su Facebook è Facebook, l'ha detto, cioè è il mio amico che me l'ha girato da Facebook, e poi dice, ma da che giornale veniva quella notizia? Non lo sanno. E questo è il problema, che la mancanza di capacità di discernere le fonti delle notizie non verificate che girano. Io spesso defollow degli amici da Facebook che non sapevo neanche di avere, quando vedono che condividono delle falsità, cose assurde, tipo un amico che crede nella medicina alternativa e ha condiviso un articolo di un sito di Alternate Facts, che già solo il titolo del sito doveva farti, no, fatti alternativi, già questo doveva farti pensare che non andava bene, ma una persona seria, è uno che evidentemente in buona fede ha pensato di fare una bella cosa, di condividere con i suoi amici un articolo che diceva che la tachipirina fa male. Per cui no, non date assolutamente la tachipirina ai vostri bambini perché fa malissimo. Che invece è la prima cosa che quando uno ha febbre è la tachipirina. Certo che se dai 500 tachipirine magari c'è un effetto, un side effect notevole, ma dipende dalle dosi, ma è ovvio che... E questo articolo diceva fa malissimo perché contiene un... C'era una cosa microscopica, un po' come che ti dico una volta che nei vaccini c'è il mercurio e quindi fa male, però è ovvio che dipende da che tipo di mercurio, ma se non sei scientificamente competente e ti fidi del primo ciarlatano che ti dice queste cose e non vedi la fonte e la condividi così, siamo tutti fregati, perché i social ovviamente hanno una capacità di rendere virali delle cose un tempo del passaparola al bar o intorno al fuoco, insomma. Cioè, eravamo capaci di controllarla di più, quella cosa delle dicerie ci sono sempre state, però a questo livello planetario, digitale. Più che altro che rimanevano dicerie e non diventavano magari delle interrogazioni parlamentari, è una regione intera che non vuole l'obbligatorietà dei vaccini. Esatto, capisci. Quello che viene strumentalizzato, cioè sì, sì, la sì. Fake news viene anche strumentalizzata. Io volevo chiedere un'altra cosa. Aveva parlato all'inizio che chiedeva quanto eravamo disposti a pagare per un certo tipo di informazione di maggiore qualità. Volevo sapere se aveva già fatto c'erano dei dati. Cioè, no, perché allora, i dati nostri italiani no. È stata presentata all'evento Future of Newspapers che c'è stato alla stampa il 21 giugno, quando è venuto Jeff Bezos a Torino. E loro ne hanno parlato perché ogni giornale ha fatto le sue ricerche e alcuni di loro hanno già i giornali a pagamento online, gli abbonamenti live, soprattutto i giornali economici e finanziari, cioè l'Economist, il Financial Times, a qualsiasi giorno hanno edizioni a pagamento, soprattutto il Financial Times è proprio al paywall. Non solo 24 ore al momento più derato perché... Per altri motivi perché... Purtroppo. E non so se chiuderà perché hanno detto la Confindustria, quindi, cioè o fallisce la Confindustria e chiuderà la Confindustria, potrà anche succedere, non so. Però no, perché i dati non sono per ogni giornale sono diversi, ognuno fa le sue ricerche, io non ho a disposizione le ricerche della stampa perché le fa il marketing e non è, so che stanno cercando di capire il modello di business, perché per adesso se voi andate a vedere gli abbonamenti della stampa c'è la possibilità di abbonarsi alla stampa digitale e anche cartacea, cioè ti incentivano a fare l'abbonamento annuale con tutte e due perché penalizzano chi compra una singola copia digitale, costa 1,95 euro, mentre l'edicola costa 1,50 euro, la copia digitale della stampa costa 1,95 euro. Io non la capisco, non sono esperta di marketing, ma questa scelta penalizzante per chi vuole la singola copia per provare, però insomma è così. Ma stanno sperimentando tutti, stanno cercando di trovare la ricetta giusta. Il fatto sta che la pubblicità è in crollo totale e non solo, ci sono gli ad blockers per quelli degli utenti, quando abbiamo la pubblicità, con gli ad blockers, che sono questi software che ti permettono di bloccare le pubblicità online, soprattutto sul telefonino, perché ormai tutti i fornitori di contratto ti permettono di fare il blocking delle pubblicità,
è una perdita secca, cioè per i giornali avere le notizie gratuite consumate senza pubblicità, perché non hai niente introiti pubblicitari, quindi i giornali stanno pensando di mettere tutto a pagamento. La stampa ancora non lo farà per un po', prima lo farà Repubblica. Voi sapete che stampa e Repubblica si sono fusi. Repubblica sarà la prima ad andare con paywall sul sito e poi lo farà la stampa. Quindi vediamo come va Repubblica e poi lanceremo. Arrivare dopo spesso non è. Un tempo era che il the winner takes all, quindi il primo che faceva le cose faceva meglio. In realtà adesso quelli che arrivano dopo vivono anche dell'esperienza degli altri, quindi aver visto il New York Times e il Washington Post lavorare tanto su trovare la formula giusta ci mette nelle condizioni di poter scegliere. Teniamo conto anche che l'Italia è un mercato diversissimo perché non è inglese, cioè i giornali italiani sono anche indietro, se vogliamo, perché siamo una provincia, no? Siamo un mondo chiuso, cioè nessuno legge l'italiano fuori dall'Italia, quindi il problema è che il nostro mercato è molto più piccolo ed è molto più locale. E è un problema, ma può essere anche un vantaggio, perché la stampa, per esempio, va molto bene nel locale, sul cartaceo ancora, cioè nelle province andiamo bene, perché nelle province ancora la gente compra ancora in edicola a comprare il giornale, cioè la comunità locale è molto più cartacea che online. E online non ci sono dei grandi concorrenti ancora, mentre invece i concorrenti online internazionali sono tantissimi, quindi il New York Times ha dovuto combattere per evitare, ha dovuto offrire servizi che vanno oltre, che siano competitivi anche in mercati dove ci sono dei winner pazzeschi, per dire il mercato immobiliare, loro fanno il real estate, fanno i classifieds, cioè fanno tantissime altre cose al di là del giornalismo, offrono un sacco di servizi e organizzano, fanno pacchetti di viaggi, quindi fanno le agenzie di viaggio del New York Times, organizzano, cioè offrono cose che potremmo offrire anche noi, cioè i giornali in futuro, io penso che veramente potrebbero essere dei giornali di qualità, che riescono veramente a essere di qualità, quindi a ripulirsi e a verificare, innanzitutto dare la base deve essere che quello che diamo è di qualità, è verificato ed è e la gente è interessata a leggerlo, però a parte quello, oltre alle notizie in sé, i giornali possono essere luoghi culturali di comunità interessate a ricevere dei servizi, ad hoc, corsi online, corsi di aggiornamento, eventi, biglietti per eventi culturali, organizzare cose con altri stati, il Sole 24 Ore l'ha sempre fatto perché era specializzato, quindi faceva i corsi di economia, faceva i corsi. Però anche i giornali, è più difficile per i giornali generalisti, perché i giornali economici sono più specializzati e hanno già un mercato, diciamo, di riferimento. Noi andiamo dallo sport alla cronaca nera e quindi passando per gli spettacoli e la cultura e le recensioni dei libri. Però su alcune cose la stampa è forte, per esempio la stampa è tutto libri, quindi al Salone del Libro, al Foro dei Lettori, cioè gli eventi fatti insieme della stampa, se riesce a emergere, essendo radicata nel territorio del nord-ovest e a Torino, la stampa potrebbe avere uno spazio. Però bisogna vedere, adesso pare che Cairo voglia approdare a Torino con il Corriere della Sera, e si è preso la mia linea apposta, quindi vediamo cosa succederà. Perché se arriva il Corriere a Torino, io sono contenta perché per i miei studenti di giornalismo è un giornale in più dove andare a lavorare a Torino, quindi è bellissimo che ci sia un'altra redazione, però è più concorrenza, quindi noi nel giornale, noi nella stampa avremo non solo la concorrenza di Repubblica e di Torino qui, ma anche del Corriere, quindi insomma è una bella lotta alla sopravvivenza, una gara durissima. Vi volevo far vedere Trump che dice che i vaccini fanno male, perché l'ha detto, quindi è abbastanza impressionante, non so se a proposito di fake news. Tra l'altro l'ha detto ricominciando dicendo però che vediamo se riesco a farvi vedere John Oliver. Vabbè, questa era la pubblicità. Vabbè, lo conoscete John Oliver? Aspettate un attimo. Aspettate, voglio andare un po' avanti perché sono
sennò sono 20 minuti di video non finiamo più. In the present, and if they don't hedge their bets and skip in the room of spacing, vaccines out just in case. 93% of pediatricians say they've been asked by parents to do just that. And one of the places yeah, that I'm going to be coming from is what comes after that? But fine, but hold on, lady. Mi piaceva farvelo vedere, ma temo di non trovare il punto. These days, very few people will say they are completely anti-vaccine. Instead, like the president, they'll say, I'm not anti-vaccine, but. And it's what comes after that. But that we need to look at tonight. One example is, hey, I'm not anti-vaccine, but I am pro-safe vaccine. And that can often refer to concern over scary-sounding ingredients like thimerosal, and a mercury-based preservative. For years now, RFK Jr. has led a crusade against it. In fact, just this year, he gave a speech where he said this. For 33 years, I've been working to get mercury out of fish. Nobody has ever called me anti-fish. Okay, well, for a start, why would anyone be ashamed to be called anti-fish? Fish? What's anti-vaccine? But arguing that vaccines don't cause autism would do Spigolov. No, va bene, non sto trovando, scusatemi. Non vi voglio far perdere tempo. Comunque è qua da qualche parte, vi darò il link, è molto divertente. Questo è il tweet che ha fatto. Goes to doctor, gets pumped with massive shots of many vaccines, doesn't feel good and changes. Autism, many in such cases. Questo è un tweet che ha fatto Trump. Cioè che i vaccini causano l'autismo. Però l'ha anche detto in televisione, quindi proprio c'è un video in cui è pazzesco, ma l'ha detto. Questo è soltanto il tweet. È abbastanza terrificante che presidente degli Stati Uniti, cioè tanta gente ignorante purtroppo lo segue. Stiamo parlando degli Stati Uniti, che non è un paese proprio del terzo mondo, quindi insomma, rischiamo veramente. I am totally in favor of vaccines, but I want smaller doses over a longer period of time. It is true that we are probably giving way too many in too short a period of time, and a lot of pediatricians now recognize that. Vabbè. Chiuderei qua, perché se non avete altre domande il nostro tempo è scaduto. Avete altre cose che volete dire? Comprate giornale, leggete i giornali, non siate schifati dai giornali, c'è tanta gente bravissima che lavora nei giornali. Grazie, ciao. Grazie.